Pregare è rimanere dove siamo, in quel che viviamo. Non è... Questo chiaramente è una preghiera elevata, matura, perché è anche umano chiedere al Signore di liberarci. Ieri abbiamo visto l'esempio di Etty Hillesum. Oggi voglio così riprendere ancora alcuni esempi che troviamo anche nella scrittura di questa preghiera che non chiede al Signore di liberarmi dalla sofferenza, dal pericolo, ma che chiede la forza di vivere quel momento, quel rischio, quella sofferenza, quel pericolo. Per esempio, nel profeta Daniele troviamo i tre giovani che nella fossa dei leoni esprimono gioia. Nella fossa dei leoni non hanno paura di perdere la vita, di essere divorati. E che cos'è quella se non la forza che viene dallo Spirito del Signore? Che cos'è quella se non la forza che viene da Dio e che ci invita a abbracciare quel momento difficile? La preghiera poi è anche non solo rimanere, ma anche insistere, questo ci viene soprattutto dal Vangelo. Le persone che pregano devono essere moleste, tra virgolette, non devono mai stancarsi di chiedere al Signore, di insistere con il Signore, come la vedova di cui leggiamo nel Vangelo. È andata via quando ha avuto giustizia, come l'amico importuno, sempre nel Vangelo, che di notte bussa al suo amico e insiste finché il suo amico gli apre le porte di casa e gli dà il pane, gli dà da mangiare. La preghiera deve essere una preghiera capace di restare dove restiamo, in quel che viviamo, ma anche una preghiera che non deve aver paura di osare, non deve aver paura di rischiare. È come in questo momento. Molti dicono a noi cristiani che pregare per la pace è inutile, perché mica la preghiera ferma gli armamenti, mica la preghiera ferma le violenze della guerra, mica la preghiera ferma le morti che vengono ogni giorno causate in Ucraina, ma non solo in Ucraina, nella striscia di Gaza, in Israele, nel mondo intero. Bene, noi siamo chiamati a insistere e a pregare, ma nello stesso tempo il nostro pensiero deve andare a chi, come Etty Hillesum, in quei contesti di violenza, sotto le bombe, nella fame, nelle malattie, nella guerra, prega e si sente l'eletto del Signore, perché pregare vuol dire sentirsi eletti del Signore in ogni momento. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!